Ciao a tutti ragazzi, qua ZW Jackson e bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo tornati con un nuovissimo mito di FIFA. Quindi lasciate subito un bel mi piace e commentate con i prossimi miti di FIFA che vorreste. E tra l'altro in descrizione trovate anche il mio profilo Instagram, quindi ragazzi andate a darci un'occhiata. Allora, in questo mito di FIFA che cosa andremo a provare? Perché alla fine più che un mito di FIFA è tipo un esperimento di FIFA. Ho creato la migliore squadra di FIFA 18, che adesso vi faccio vedere, e appunto l'ho messa in Serie B. Comunque ragazzi, guardate tutti i giocatori. Ovviamente sono tutti giocatori più forti, quindi i portieri sono i portieri più forti, i difensori. Alla fine ho sbagliato a mettere i difensori centrali senza terzini, però comunque vabbè. Centrocampisti sono tutti quelli più forti. A caso ho messo anche un Parejo, so raga, lo so, non so perché. Gli attaccanti sono quelli più forti, eccetera, eccetera. Ovviamente parlando anche in base all'overall di FIFA. E niente, ho cercato di creare in questa squadretta per farle giocare tutti insieme, quindi un 3-4-1-2 con De Bruyne, Ronaldo, Suarez, Neymar, Toni Kroos, Modric, Messi, Chiellini, Ramos, Boateng, Neuer in porta. E poi comunque guardate la panchina, raga. Cioè, guardate la panchina. E a proposito di panchina, guardate anche nelle riserve chi c'è. Cioè, guardate un attimino le riserve. Vabbè, questo. Comunque, la prima volta ho inserito la mia squadra, tutti questi fenomeni, appunto in Serie B, per vedere appunto se simulando tutto potrebbe appunto non perdere mai. Quindi ragazzi, simuliamo tutto e siamo qua a vedere la classifica. L'unica cosa che mi sono accorto è che comunque anche l'overall del mio allenatore non è che fosse troppo alto, 76. E anche il distacco, infatti, dalla prima alla seconda contro la Cremonese. Vabbè, la seconda alla Cremonese, noi siamo l'Alba Ex Nigata. E infatti mi sono accorto che abbiamo tipo 3 pareggi e 5 sconfitte. Cioè, com'è possibile? Mi chiedo, come fa una squadra così, ragazzi? E a fare queste sconfitte? Infatti, ho detto, boh, ma sicuramente sarà successo qualcosa, qualche infortunio, qualche sconfitta a tavolino. E niente, qua andiamo un attimino a rivedere. Col Vercelli, cioè Perugia, ho perso 2-1. Bah, 2-1 col Perugia, in casa del Perugia. Sto morendo, ma perché è tipo una cosa troppo a caso. In Coppa Italia, ragazzi, ho vinto con la Lazio. E andiamo a vedere, qua ho vinto ancora in Coppa Italia con la Fiore. Ho vinto addirittura contro la Juve in Coppa Italia. E questo è comunque un buon risultato. Poi col Parma ho vinto, andiamo a vedere, qua c'è il Novara, il Vercelli, il Venezia, col Venezia ho pareggiato, con l'Ascoli ho vinto, col Foggia ho vinto, col Palermo ho vinto. E se sconfitte, ragazzi, non lo so dove siano. Col Cremona ho perso, rendetevi conto, col Cremona, con la Spezia ho vinto, col 3-0, raga. 3-0 perso col Perugia. Cioè, Perugia che è praticamente la nostra bestia nera. Boh, a casissimo. Con l'Empoli, un altro 3-0. Boh, non lo so perché. Vabbè, finito abbiamo vinto. Cesena ha pareggiato. Brescia ha vinto. Ascoli, col Salerno. Madonna, col Salerno ho perso. Ma come cavolo? E col Carpi 3-0. Boh, a casissimo, raga. E sicuramente non è questione di infortuni perché abbiamo visto fin dall'inizio che appunto le partite una la vincevamo e l'altra la perdevamo. Solo che sconfitte di 3-0 sono veramente strane. Cioè, questo FIFA è veramente stranissimo. Al che ho detto, boh, magari la formazione cambiamola, perché io comunque ero arrivato a gennaio, quando appunto ho stoppato adesso. E adesso con quest'altra parte di formazione vado a fare l'altra parte di campionato, no? Quella fino alla fine di giugno, di maggio, vabbè, quel che è. E niente, come potete vedere, ho visto che, ragazzi, in Coppa Italia siamo arrivati in finale battendo Fiorentina, Juve e Lazio. Il campionato l'abbiamo vinto, però, ragazzi, 9 sconfitte. Cioè, 9 sconfitte e 82 gol fatti. Non è che siano tantissimi. Io mi aspettavo, tipo, che se ne so, 200 gol fatti e tutte vittorie. Invece, no. Vabbè, proviamo a vedere se almeno la Coppa Italia la si riesce a portare a casa. Skippiamo 2-0 con gol di Ramos e Messi. Quindi almeno la Coppa Italia riusciamo a vincerla. Tra l'altro porterò a breve un mito di FIFA con il fatto cosa succede se una squadra appunto di Serie B vince la Coppa Italia. Però non si qualifica, cioè non vince la Serie B ma vince la Coppa Italia. Comunque andiamo a fare lo stesso esperimento anche nella Serie B inglese, nella Championship, perché voglio vedere appunto se la Serie B sia così difficile oppure è proprio la squadra che non gira benissimo. Quindi anche qua, stessa squadra, stesso tutto, stessa formazione, ho simulato ancora tutto. E ragazzi,
Arriviamo alla fine, questa volta non ho fatto intermezzi, arriviamo alla fine, 110 punti con 4 sconfitte. Cioè, ok, siamo andati molto meglio, però lo stesso 4 sconfitte. E però guardate ragazzi, hanno brillato di più Ronaldo e Messi, quindi infatti ci sono stati molti più gol, molti più punti, molte più vittorie. Però ragazzi, 4 sconfitte lo stesso, 110 gol fatti, 110 punti e niente. Nell'Emirates FA Cup non ci siamo, neanche nelle altre, non abbiamo vinto coppe, abbiamo vinto soltanto il campionato. Però ragazzi, fatemi sapere la vostra, perché secondo me non è, cioè, non è abbastanza realistico non è realistica come situazione che tu ti fai la migliore squadra del mondo, vai in Serie B e hai 9 sconfitte, vai in Championship 4, ce ne stava una, massimo 2, ma 4 sconfitte, cioè hai comunque tutti i migliori giocatori e vabbè che il calcio è strano, beppe, cheat, però secondo me non è ancora sistemata al massimo l'intelligenza artificiale di FIFA. Comunque, da ZV è tutto. Anzi, vi voglio lasciare con questa domanda per chi fosse arrivato alla fine del video. Parejo, che mi è venuto ancora in mente, voglio vedere chi si ricorda che Olimpiadi di FIFA ha vinto. Ve la butto lì, ragazzi, solo per i veri fan. Da ZV è tutto, ci vediamo al prossimo video, che sarà domani e sarà un video super bello. Quindi iscrivetevi al canale perché davvero non dovrete perdervi, quel video è troppo bello.